aprire una nuova attività e non so proprio da dove cominciare. Io sono qui per questo. Mi dica pure, che tipo di attività? Import-export. Ah, bene. Non è poi così complicato. Lei dispone già di una partita IVA? No. E io ho sempre fatto il lavoratore dipendente. Mi dica lei cosa devo fare. Niente di difficile. Ma poi di questo parliamo dopo, eh? Piuttosto, cosa pensava di trattare? Intendo, che tipo di merce, di prodotto? Ecco, io pensavo... È possibile importare un prodotto ed esportarne un altro? Certo, ci mancherebbe. Cambiano solo alcune cose, dettagli fiscali, se lei importa un prodotto e ne esporta un altro, ma tutto è possibile. Bene, questo è già un passo avanti, sa? Pensavo non si potesse. Si può. Non si preoccupi per questo. E cosa pensava di importare? Petrolio. Mi scusi? Petrolio. Ha presente quello che serve per fare la nafta, la benzina, sì, la lo plastica? Lo so benissimo a cosa serve il petrolio, lo so. Ma ne è sicuro, dico, il petrolio? Petrolio, sì. Mi pare un articolo che va, voglio dire, funziona. Ah, certo, funziona come, ma... Ma? Scusi, non le pare un po' complicato? Ecco, lo sapevo. Sembra sempre tutto facile, in realtà poi è tutto così difficile. Ma mi scusi, se posso chiedere, vede, non è che si può importare il petrolio così, con una semplice partita IVA. Cosa ci vuole? Ma intanto servono tanti, ma tanti soldi. Poi, solitamente il petrolio lo importano le compagnie petrolifere, che hanno accordi con i paesi che estraggono il petrolio. Ci sono accordi internazionali di mezzo, la politica. Ecco, sì, questo lo so. Lo so bene. Appunto. Sì, ma proprio perché so che c'è di mezzo la politica, io volevo evitare, capisce? Volevo fare uno scambio merce, capisce? Scambio merce. Ecco perché prima le ho chiesto se si può importare un prodotto ed esportarne un altro. Lei mi vuol dire che non ha neanche i soldi? Beh, qualcosa ho. Ho preso una liquidazione. Allora siamo a posto. Ah, sì? Ma no, scherzavo, mi sembra ovvio, no? Scherzava? Perché scherzava? Senta, ma mi scusi, posso chiederle quanti soldi ha da investire? Beh, posso arrivare a 7 e 8.000. 8.000 cosa? 8.000 euro, siamo in Italia, no? Ovvio. 8.000 euro, siamo in Italia, certo. Ma non le pare un po' poco? È poco? Direi proprio di sì. Ecco, lo sapevo. Lo sapevo che non si poteva fare. Guardi che le compagnie petrolifere dispongono di miliardi di euro. Perché lo pagano? Certo. Ma io non voglio pagarlo. Ah no? No, io voglio fare uno scambio merce. Ah già, lo scambio merce. E cosa pensava di esportare in cambio di petrolio? Democrazia. Democrazia? Democrazia. Democrazia. Ha presente quella che serve ai cittadini per poter eleggere i propri rappresentanti? Lo so che cos'è la democrazia, lo so benissimo, sì. Ma mi sta prendendo in giro? No, perché dovrei? Ma le pare che si possa esportare democrazia? Democrazia in cambio di petrolio. Ma per favore. Ecco, lo sapevo. Negli Stati Uniti si può fare, qui invece non si può. Lo sapevo che qui non si poteva fare. Senta, io ho capito dove vuole arrivare, ma io non posso farci niente, d'accordo? Mi spiace proprio, ma non so come aiutarla. Lo sapevo. Mi dispiace. Senta, si possono fare tante cose, ma con moderazione. Non si può fare tutto. Moderazione? Sì, moderazione. Sa quell'atteggiamento di equilibrio? Sì, ho presente cos'è la moderazione. Ah, ma io non sono un moderato. Lei è un moderato. Io? Sì, lei è un moderato. Ah, credo di sì, almeno in linea di massima credo di sì. Guadagna bene allora? No, normale. Allora non è un moderato lei. Perché? Guadagno troppo secondo lei? No, secondo me no, anzi. Però guardi che un vero moderato guadagna almeno 80-90 mila euro l'anno. Ah sì? E chi l'ha detto? Beh, lo dicono sempre i moderati in televisione. Lei la guarda la televisione? Non proprio, però sì, la guardo.
In televisione i politici moderati, quelli che rappresentano il ceto medio, parlano di 80-90 mila euro l'anno quando parlano di ceto medio. Loro dicono che essere ricchi è un'altra cosa, per cui lei non si può riconoscere nel ceto medio moderato, abbia pazienza. Diciamo che sono moderato per altre cose. In che senso? Moderato, non estremista. Estremista? Estremista, sì. Non lo sono. Sono moderato in quel senso. Io sono piuttosto estremista, nel senso che, per esempio, non mi piacciono le guerre di nessun tipo e per nessun motivo. Neanche a me ci mancherebbe. Allora non è un moderato lei. Perché? Perché i moderati sono sempre favorevoli agli interventi armati, dovunque e per qualsiasi motivo, se serve. Mentre invece quelli che lei definisce estremisti non mi pare proprio, anzi, o sbaglio. È un discorso molto complicato. Lei è sposato, quella è una fede, vero? Io sì, sono sposato. Mai separato prima? No, per fortuna a casa tutto bene, almeno per ora. Ho proprio ragione. Lei è un moderato atipico. Ah sì? Eh sì, un vero moderato si sposa almeno due volte, salvo poi difendere i valori della famiglia tradizionale in televisione. Le sembra tradizione sposarsi due volte? Le risulta? No, guardi, non mi risulta, no. Poi magari non le danno neanche fastidio le coppie non sposate che godono degli stessi diritti suoi pur non essendo unite dal matrimonio. A me personalmente non dà alcun fastidio. Vede, lei è proprio un moderato strano, davvero. Ma lei si fa le canne? Ma no, che scherza. Ma almeno adesso no, non più. Prima, quando ero ragazzo, diciamo. Beh sì, qualche volta, sa, come quasi tutti, no? E le dà fastidio se le fanno gli altri? Ah, no, certo, assolutamente. Vede, ho proprio ragione. Lei è proprio uno strano moderato, anzi, le dirò di più, lei pensa di essere moderato, in realtà lei è un estremista. E che estremista? Ha tratto lei le conclusioni? Ah beh, non è difficile. Guadagna meno di 80-90 mila euro l'anno. È contro la guerra, non le danno fastidio le coppie non sposate, non le danno fastidio quelli che si fanno le canne, e cos'altro? Che altro? Vediamo, le piace la montagna? Sì, abbastanza, perché? Con i buchi o senza buchi? Con i buchi in che senso? Le piace la montagna così com'è? Sì, così com'è, come è sempre stata, naturale. Senza tunnel e asfalto e catrame? Senza tutto quello. Sì, vede, ho proprio ragione. Lei è un moderato davvero strano. In televisione i moderati dicono che è giusto bucare le montagne, se necessario, per fare il più in fretta, per far arrivare le merci prima. Se è per quello, io non sono un tipo che ha fretta. Lei no, ma il mercato? Il mercato? Il mercato, ha presente l'economia, i soldi. Le faccio un esempio. Poniamo che lei sia uno di quei moderati che guadagna 80-90 mila euro l'anno. E poniamo che lei commercia, non petrolio, ricotta. E che la ricotta abbia una scadenza di 4 giorni. E che lei la debba esportare in Germania. Se la merce viaggia più in fretta, lei potrà venderne il doppio, il triplo, e così guadagnare di più. Le pare? Mi pare. E diventare un vero ricco, non un poveraccio del ceto medio. Capisce perché bisogna bucare le montagne se serve? Guardi che io non sono favorevole a quello. Davvero? Allora ho proprio ragione. Ma non so se ha ragione, io non sono favorevole soprattutto per motivi ambientali. L'ambiente? Sì, l'ambiente. L'ambiente e la salute della gente? Ah, ma quello non conta. Sì, lo so, ai moderati spiace tanto, certo. Però tanto poi i loro figli vanno a scuola lontano dai cantieri che bucano le montagne. E poi magari vanno nelle scuole private in America o in Inghilterra. E per le piccole spesucce hanno la visa di papà. Altrimenti come faranno un giorno a dire che si sono fatti da soli? Come i figli dei disoccupati o degli operai? Non è mica facile, sa, essere figlio di un moderato. È più facile diventare notaio o avvocato se sei nato a Mirafiori, a Quartoggiaro, a Scampia o al CEP. Questo è risaputo, però guarda caso ci riescono solo loro. E sa perché? Perché? Perché hanno più grinta, più volontà, più determinazione.
Insomma, sono più intelligenti. Guardi, io la penso esattamente come lei su queste cose. Ma non ci possiamo fare niente, così va il mondo da sempre. Il mercato. Sì, sarà il mercato che vuole che le dica. Anche a me dà fastidio che se un poveraccio si fa una canna finisce, se non in galera, almeno nelle grane, sputtanato. E invece qualcuno di quelli che dice lei, sugli yacht al mare, quelli sniffano quello che vogliono senza rischiare niente. Sì, sì, so benissimo che se un povero diavolo carica una prostituta straniera per strada rischia di farsi sequestrare la macchina. E lei magari di essere espulsa. Mentre invece nelle feste, nelle ville di lusso, quelle che alla fine fanno lo stesso mestiere, quelle te le ritrovi sui giornali e le chiamano VIP. E quelli che le pagano, Playboy. So benissimo che se io non pago una bolletta, una rata, mi piombano in casa per sequestrarmi qualcosa. E invece gente come dice lei, moderata, quelli invece denunciano meno di me e hanno l'aereo privato. Le banche. Se io vado in rosso di 100 euro, la mia banca mi telefona 3 volte al giorno. Mentre invece ci sono dirigenti d'azienda che hanno milioni di debiti con la stessa banca e quelli? Quelli invece li vediamo in quella televisione che dice lei e li chiamano i grandi manager. Sono stufo di sentire sempre discorsi che direttamente o sottilmente e indirettamente attaccano gli immigrati. Salvo poi essere loro, i ricchi, i proprietari delle case che li affittano, spesso in nero. E le stesse persone? Gli immigrati ci hanno occupato i quartieri, hanno comprato i nostri negozi, le nostre case. Ma chi gliel'ha venduti? Solo che quando c'era da prendere i soldi tutto andava bene. Gli occhi a mandorla, la pelle nera. Sì, sì, sì. So benissimo come funziona. Da sempre. E andrà sempre peggio. Lo so benissimo. Ma che cosa ci posso fare? Allora la guarda la televisione, La guarda e come? Sì, sì, la guardo. Almeno quello. Almeno quello. Quella sì che funziona, Sì, sì, funziona. Meglio dei giornali. Molto meglio, molto. Non è mai venuto il dubbio che anche la televisione sia un po'... Un po'? Come dire... Un po'... Moderata? Ecco, sì, moderata. Io direi riappacificatrice. Della serie quel che è stato, viviamo in pace. Beh, non lo dice solo la televisione, No, lo si dice da più parti. Ah sì, lo si dice, sì. Che le colpe stanno e sono sempre state un po' da entrambe le parti. Si sta cercando di metterlo su quel piano. Cercando di ignorare la cosa principale. Che esistono delle cause scatenanti. E che le responsabilità non sono le stesse. Assolutamente no. Si reagisce e si resiste normalmente quando si viene colpiti, è ovvio. Si riferisce a... A quelli che hanno resistito, anche in Italia. Senza la causa non ci sarebbe stato l'effetto. La penso anch'io come lei sa. Le reazioni certo ogni tanto possono essere esagerate, forse anche sbagliate. Però senza la causa. Appunto. Eh sì. Sarebbe come dire... È vero che i Cheyenne... I Sioux, i Comanche hanno visto i loro territori occupati, le loro mandrie sterminate, i loro campamenti saccheggiati, però anche loro, Non solo hanno opposto resistenza, ma se la sono presa con gente che non c'entrava niente. Una reazione esagerata. Beh, sì, sì, non si fa così, non si fa. Eh no, che diamine, In fondo, si voleva soltanto insegnare a vivere in maniera civile, moderna, da veri esseri umani, no? Poi mica gli si voleva portare via tutte le loro terre. Anzi, gli si voleva sistemare in comode e fertili riserve, tutti insieme, bello, no? E invece quelli che fanno? Quelli reagiscono in malo modo, compiono agguati, fanno guerriglia, capisce? Terroristi. Oggi li chiamerebbero così, terroristi. Attaccano a piccoli gruppi, minacciano, rapiscono, uccidono, terroristi. Poco moderati. Per niente moderati. E se vendessi... Vendesse cosa? E se vendessi moderazione? Che ne dice? Ci vuole la partita IVA per vendere moderazione? Non so. In forma le farò sapere. Ma non credo che serva la partita IVA, sa? Piuttosto il problema è un altro. Guardi in televisione,
la moderazione. Tutti la sbandierano, tutti la regalano, tutti. Sì, sì. Troppa concorrenza, è vero. Troppa concorrenza. Troppa. Il mercato è saturo. Va bene, arrivederci. E se ci mettessimo in società? Moderazione, tante belle parole, sorriso come espressione nel video in televisione. Questa moderazione non passa mai l'azione, chiede calma e comprensione, a me sembra il male minore. La mia generazione la calma la mette altrove, ci serve rivoluzione più un futuro migliore. Ma quale moderazione, estrema passione, non c'entra lo schieramento, è una questione interiore. È come se non avere le palle fosse una prova. Tra l'operaio e il moderato, chi è l'impostore? Chi fa la parte, chi sta dalla parte del lavoratore? Chi lo mette da parte per guadagnare il milione? Moderazione? No! Cooperazione? No! Collaborare a diffondere a sua fazione? No! No, non è questa la mia missione. Resto al polo estremo ed offreno alla tentazione.